Sono Viviane Lianza e ho svolto il mio stage a Firenze. Sono una studentessa del corso di bachelor in lavoro sociale. Ho svolto la mia esperienza di mobilità a Firenze in un'associazione chiamata Nosotras Onlus. All'inizio del mio percorso in SUPSI mi sono subito informata sulle pratiche da dover svolgere per poter proseguire con una mobilità. L'associazione l'ho trovata tramite una ricerca online svolta prima di partire. Ho trovato l'associazione e ho subito scritto per poter avere informazioni e per poter sapere se potevo svolgere il mio stage nella struttura. Ho svolto un colloquio online con la coordinatrice dell'associazione e mi è subito piaciuta sia lei sia come mi ha presentato la struttura. Al mio arrivo a Firenze, a inizio settembre, ho potuto visitare un po' la città. Io sono partita una settimana prima di cominciare il mio stage e quindi ho potuto un po' girare il luogo che poi sarebbe stata la mia casa per 4 mesi. Mi sono subito innamorata della città. Firenze è un bellissimo posto. Ho imparato a conoscere le persone, le varie abitudini e i luoghi. E poi in seguito, dopo circa una settimana dal mio arrivo, ho iniziato il mio stage. All'interno dell'associazione mi hanno subito accolta a braccia aperte, infatti mi hanno affiancata un'operatrice che poi è diventata il mio punto di riferimento all'interno dell'associazione. Mi sono subito trovata bene con tutti, sia con la presidente che con i vari operatori dell'associazione e anche con le ospiti e anche gli ospiti. Mi hanno subito fatta sentire accolta come stagiaire e quindi mi sono sentita presa in considerazione non solo come aiuto, ma anche come persona in formazione e quindi persona da aiutare a crescere professionalmente. In struttura sono subito stati accoglienti riguardo alle pratiche da dover svolgere per la mia formazione e quindi sono sempre stati aperti ad imparare come darmi la più giusta formazione professionale. Mi sono confrontata con diverse culture, diverse personalità, diverse ideologie, diversi valori e questo ha sicuramente arricchito il mio bagaglio professionale. Sicuramente mi posso portare a casa delle capacità che ho acquisito, come l'autonomia e l'autodeterminazione, sia per quanto riguarda lo stage, sia per quanto riguarda la vita personale. Quotidianamente mi recavo negli appartamenti delle donne e per aiutarle con i bambini, con diverse mansioni o per il mantenimento della casa o del clima tra le donne. Ho quindi stretto diverse buone relazioni con queste donne e i loro figli, degli appartamenti che io seguivo principalmente. Ho anche avuto l'opportunità di poter svolgere del lavoro di rete e quindi di collaborare con il servizio sociale. Abbiamo svolto diverse riunioni, con gli assistenti sociali e altre figure professionali che collaboravano nel caso della donna che veniva accolta da noi in struttura. Consiglierei a tutti di fare un'esperienza all'estero, principalmente nell'associazione Nosotras, nella quale io mi sono trovata veramente bene e penso che entrare a far parte di un team del genere sia come entrare in una piccola famiglia e quindi mi sono sentita veramente accolta. Quindi consiglio a tutti di prendere in considerazione questo posto per svolgere una mobilità all'estero.